canale, io sono Ember the Gamer e questo è il primo episodio su Ragnarok. E grazie Joe che così, cagato subito, cioè appena fatta la intro nel primo episodio sulla nuova mappa, almeno per me e Jack. E ovviamente caghiamo, ma sì dai che porta bene. Allora, su Ragnarok, come avrete potuto vedere dal trailer, ci occuperemo solamente di cattura e momenti curiosità. Sì, finalmente tornano i momenti curiosità! Quindi adesso, prima di partire per la prima caccia, vi faccio un attimino vedere la casetta che io e Jack ci siamo già costruiti. Che è questa qui, bellissima. Aspetta, però prima te la faccio vedere da lontano. Ecco, di lato, come vedete c'è la serra là in fondo che è attaccata alla casa, ma ora vi faccio vedere bene l'interno. Oh, eccoci, permesso, grazie, sì, ci diamo il permesso da soli per entrare. Qui, come vedete, abbiamo tutto quello che ci serve per lavorare: banco da lavoro, la fornace, il fabbricatore. E qui abbiamo i nostri mortai, altri armadi, là, i frigoriferi, fuoco, il cooking pot, ovviamente. E appunto di qua abbiamo la nostra serra, che non so perché ho voluto fare attaccata alla casa, non c'è un motivo reale, l'ho voluta fare così, tanto per. E qui finalmente sono riuscita a far avverare il mio sogno di poter chiamare queste tre bestioline bingo bango bongo. Ebbene sì, perché ce ne siamo già prese tre, così altrimenti non ci cresceva niente qua, ci serviva fertilizzante con urgenza. E il problema è che sono in wandering, ma non stanno camminando e non capisco perché. Cioè, prima camminavano, lo giuro, li ho visti camminare. E ora non camminano più. Vabbè, non importa. Prego, seguiteci al piano di sopra. Allora, intanto qua c'è una stanza che non so che farne, quindi se avete qualche consiglio. Però direi che ha delle bellissime vetrate con una vista stupenda. Quindi non lo so, se vi viene in mente qualcosa, suggerite. Qui abbiamo la stanzina di Jack con la sedia e la scrivania, alla quale non si siederà comunque mai. Abbiamo la nostra libreria con i nostri due classici lettucci per respawnare in caso di morte brutale. E qui non so che farci. Cioè, l'idea iniziale era di farci un terrazzo con vista sui nostri ortaggi che abbiamo qua sotto. Però quando Jack cammina su questa superficie fa quel suono metallico fastidioso, rimbomba, non lo so. Sono un po' indecisa se fare un terrazzo. Però la vista è veramente una figata. Cioè, mi piace tantissimo. Così quasi ce lo faccio, non lo so, ci penso. Voi consigliatemi sia per il terrazzo che per questa stanza qui, perché appunto non so che farci. La prima creatura che io e Jack abbiamo selezionato per il primo momento curiosità su Ragnarok è l'Artropleura. Sì, la bestiaccia strisciante che non ci siamo mai addomesticati e alla quale a quanto pare piace tantissimo questa specie di brodo dell'illuminazione che stiamo appunto preparando nel cooking pot. Penso si chiami brodo dell'illuminazione, dell'illuminazione. Sono quasi sicura, quasi certamente sicura che sia brodo dell'illuminazione, sì. Adesso io e Jack finiamo di preparare un po' di cosine che ci servono per il viaggio, dopodiché saremo pronti per partire e andare appunto a caccia dell'Artropleura, che dovrebbe essere nella zona deserta, non troppo lontano da qui in teoria. E finalmente siamo partiti! Yuhuu! No, vabbè ragazzi, io non so voi, ma io sono esageratamente, sproporzionatamente emozionata per questo primo episodio su Ragnarok. Ho visto solo alcune zone della mappa per il momento, quelle zone che mi sono servite per girare quegli sketch per il trailer che vi ho pubblicato la settimana scorsa e che mi sono tanto divertita a fare. E appunto, come vi dicevo, ho visto alcune parti di questa mappa e devo dire che mi sono piaciute veramente tanto. Joe, sì, ci passa dalla porta, benissimo, le leggi della fisica continuano a non esistere su Ark, ma non importa, ce ne faremo una ragione. Quel poco che ho visto della mappa, devo dire, mi piace veramente tanto. Cioè, è veramente bella come mappa. Non vedo l'ora di esplorarla meglio. No, ma guardate che bei paesaggi. No, a me piace da impazzire. Oh, che bello, non vedo l'ora di esplorarla tutta. È bellissimo. Ho sentito un rumore strano. Cos'è? Aia! Aia! Oye, cosa? Dove? No! No, Viverna, no! Viverna, no! Oddio, cosa? Ma davvero, perché? Ma cosa ci fa qua? Ma dove? Ah, mi ignora, mi ha giusto sputacchiato un pochino. Aspetta, io me ne vado. No, vabbè, l'infarto che mi è venuto, non me l'aspettavo, Gribbio. Aiuto. Ma cosa ci fai qua? Tu non dovresti essere qui, cioè non penso che tu dovresti essere qui. Porca miseria, meno male che ci ha sputacchiato quella specie di acido e poi si è subito distratta, perché se ci avesse seguito, aiuto, sarebbe stato un incubo. Cioè, le scene del trailer le avete viste, no? Cioè, per riuscire a girare una cacchio di scena con le cacchio di viverne, ci stavamo per morire malissimo. Quantomeno Joe ci stava per morire malissimo. Aiuto. No, ma ce n'è un'altra lì? Oddio, quella mi sa che è quella elettrica.
Quella elettrica non mi è ancora capitato di incontrarla e per ora lasciamo stare, ci vediamo un'altra volta, grazie. Ok, allora qui non sembrano esserci viverne, mi sembra... No, ce n'è una là, ma porca miseria, ma noi dobbiamo andare dall'altra parte del fiume. Se qua c'è pieno di viverne da tutte le parti, io come passo? Io non voglio passare dove ci sono le viverne, mi fanno paura le viverne. Qua c'è qualcosa, no? No, forse no? Ok, dai, dai, Joe, vai veloce, Joe più veloce, ti prego. Ti prego, non ho voglia di fare le fughe incredibili dalle viverne, è stato traumatico l'ultima volta, non farmelo rifare, ti prego. Ok, ok, no, dai, non ci segue nessuno. Ed eccoci arrivati alla zona deserta, guarda anche quelle bestie là, no, vabbè. Non vedo l'ora di catturare tutte queste creature nuove che ci sono su Ragnarok, cioè nuove. Non sono realmente nuove, lo so, anche queste ambientazioni non sono nuove, ma lo sono per me, lo sono per Jack, lo sono per Joe. Quindi per noi è tutto nuovo, ragazzi, non stupitevi se mi stupisco. Oh, guarda, oh ma che bellina, è tipo una falena. Oh ma che carina, mi sa che anche quella la possiamo domesticare. Sì, lo faremo, sì, lo faremo. Faremo tutto, oddio che bello, non vedo l'ora. Sono solo al primo episodio e già guarda. Guarda che bello, mi piace questa mappa. Guarda, lupi che prendono a morsi sulle chiappe i gallili, Muse, ma non lo riprendi mai più, Lil. Oh, e quello cos'è? È un insetto. Ciao insetto, ma che insetto sei? No, lupo, dai, non rompere le scatole, volevo prendere l'insetto. No, uffa, fa vedere. Guardalo, ma che carino. Ma che cos'è? Non si capisce. Vabbè, non importa, però è carino. No, che bellini, ci sono i gerbo. Che carini, ma perché scappano? Non ho paura di me. Sembra che stia scappando. Aia, sta scappando, si sta scappando. Jack tira fuori il fucile, maledetto Terrorbot. Maledetto Terrorbot. Ma no, fallo fuori, no. Adesso devi ricaricare. Jack, adesso devi ricaricare. Ah, grazie, Mamma mia, meno male che c'è Joe, Jack. Ringrazia che c'è Joe, che ci para sempre le chiappe, porca miseria. Maledetto Terrorbot, stavano scappando da lui i gerboa. Mamma mia, non da me, io pensavo che scappassero da noi, pensavo avessero paura di noi. Jack, mangia, per l'amor del cielo, mangia. Ciao piccolo gerboa, via il fucile che sennò lo spaventiamo. Ciao piccolino, no ma guarda che pucciolo, guarda che tenerosa, che amoroso, no. Oh, la dolcezza infinita, guarda che occhietti azzurri che c'ha. Ciao piccolino, no, ne voglio un migliaio e uno. No, che bellino come muove la testa, oh mio Dio. Oh mio Dio, no vabbè dai, Jack andiamocene perché sennò li prendo adesso e... Ok, se ne va lui, perfetto. Ciao, ciao piccolo gerboa, ciao. Me ne vado anch'io perché altrimenti mi viene voglia di prenderli subito. Che bellini che sono. Oh, aspetta, aspetta, questo lo so cos'è, è quello che ti dà acqua, vero? Aspetta, fa vedere, sì, è comparso il messaggio, no, voglio provare, prova a darmi acqua, funziona, no, che bellino, oh, che carine, mi piacciono tanto queste cose nuove, di Center è bellissima, per carità, però che bello, un po' di novità, bestie nuove, luoghi nuovi, mi intrigano, mi piacciono. Ok, allora direi che da qui in poi inizia il deserto vero, quello solo sabbia e nient'altro. E laggiù vedo artropleure, penso sia un artropleura. Di qua però vedo gente che scappa perché c'è un raptor. Ok, sì, sono artropleure, perfetto. E là c'è il raptor che è troppo vicino. Raptor non ne ho voglia, abbi pazienza. Non ho mai addomesticato un artropleura. Vorrei farlo senza rotture di scatole. Oh, che bello, un bel livello 8, un livello schifottimo. Ok, iniziamo a dare un'occhiatina e vediamo cosa ci offre questo deserto arido. Artropleura, dove sei? Dove sei? Livello compari? Ok, 53, va bene, non è male. Ce n'era un'altra di là, dov'è? Artropleura, dove sei? Non la vedo. È sparita? No, c'era, io ne ho viste due, scusa. Ah, ok, eccola, si era un po' allontanata e quindi non riuscivo a inquadrarla. Vediamo un pochino. Otto, no. Solo queste due, non c'è nient'altro. E va bene, vorrei dire che ci accontenteremo della 53. Allora, ci spruzziamo un po' di repellente per insetti. E ci prendiamo quello che ci serve. No, aspetta, ma che scema, perché prendo la carne marcia? Ci siamo fatti la roba lì, il brodo della poltiglia da dare alla bestia. E non... perché dobbiamo prenderci la carne marcia? Dov'è finita? Artropleura, fin laggiù sei arrivata, ma porca miseria. Ma dammi un attimo, aspetta. Ma ce n'è un'altra là in fondo. Io ne vedo un'altra là in fondo. Jack, me lo puoi inquadrare per cortesia? Sì, se mi fa vedere il livello. 74, voglio 74. Se c'è il 74, allora voglio il 74. Abbi pazienza.
Ciao Artropleura 74, ciao e ciao Raptor laggiù, speriamo che non vengano a rompere le scatole. No, Artropleura, perché si arrabbia con me, scusi? No, abbiamo schivato proprio per un pochissimissimo lo sputo. Ma perché si è arrabbiata? Ma scusa, ma c'ho il repellente. No, era girata dall'altra parte, non avrebbe dovuto vedermi o percepirmi. Ce l'hai ancora con me? La vedo muove. Sì, ce l'ho ancora con me, ce l'ho ancora con me. Ma perché, Artropleura? Ma perché? Ma scusa, c'è l'indicatore in basso, è ancora attivo il repellente, porca miseria. Ok, forse si è dimenticata di noi e dovremo... No, ma non andare ad attaccare la povera falena, ma poverina, ma perché? Ma che bestia infame, mamma mia. Raptor si stanno allontanando, perfetto. Ok, dai, dovrebbe essersi dimenticata di noi, sì, ce l'ha con le altre bestie. Perfetto, è incazzatissima con le falene, non so perché. Oddio, è incazzatissima anche con me, ma perché, ma cacchio, stavi attaccando la falena. E io c'ho ancora il repellente, ma perché questa cosa? Adesso ci hai dimenticato, vediamo. No, si ricorda ancora di noi, ti prego, dimenticaci. Dimenticati di noi, ti prego. Lo so che è difficile dimenticarsi di Joek con il suo fascino, ma ti prego, abbi pietà e scordati di noi forever. No, scusa, ma quello che cos'è? No, ma poverina! No, oddio, non mi ricordo come si chiama adesso questa bestia, però è tipo, è seppellita, ma sono sabbie mobili, oh mio Dio. Ok, sembra ignorarci. Ok, sì, Gio, mi fai passare, porca miseria. Ok, allora, sembra ignorarci, quindi noi ora ci possiamo avvicinare quatti. Ce la facciamo senza farci vedere? Non ti girare, no, non ti girare, aspetta, sono scivolato, Jack è scivolato, aspetta, scusa, porca miseria. Jack, anche tu però. Ok, ci ignora di nuovo, piano. Perché non compare il pulsantino per dargli la roba? Io ce l'ho nell'ultimo slot. No, non ti gira. Aspetta. Nasconditi qui. Vai da giù. No, non ho voglia di beccarmi gli scracchi in faccia. Oddio, no, ora mi ha visto. Gli sono passata davanti. Cioè, ci ha visto, Jack. È inutile. Ci ha visto? Sì. Direi che ci ha visto. Ok. Niente, cerchiamo di nuovo di allontanarci un attimino. Ma non credevo fosse così difficile, sinceramente. Tentativo numero 1086. Vediamo se ce la facciamo. A sto giro provo con la carne. Perché non compare il pulsante? Perché? Neanche con la carne marcia. Ma che cavolo vuole allora sta bestia? È comparso. Ok, gliel'ho dato. Ma mi ha visto. Cacchiarola. Però la carne marcia l'ha presa. Ah, ma devo andare tipo verso metà del suo corpo per far comparire il pulsantino. Ok, basta saperlo. Io pensavo che bastasse avvicinarsi quatti. E invece no, c'è la fregatura, il barbatrucco. Ok, allora ho rimesso il brodo nell'ultimo slot e vediamo se a sto giro... Oh, eccolo, è comparso, no, ma mi ha visto, ma dai, ma non è giusto, ma perché? Mi ha visto, sì, mi sta seguendo, è logico. Ok, Jack, se non ce la facciamo manca a sto giro, ci diamo all'ippica, te lo dico, ci diamo all'ippica, disinstallo tutto e ci diamo all'ippica. Dai, piano, ok, un po' di lato, un po' di qua. Non ti girare. Ok. Dai, ma che pizza, ma perché fai così? Ma ti puoi stare ferma un secondo? Un attimino, ti prego. Ho visto la scritta per un attimo, non l'ho fatto in tempo, cribbio. Ti prego, piano. Ok, l'ho vista di nuovo, ce la faccio. Woohoo! Ok, oh, alleluia. Alleluia, abbiamo l'artropleura. L'artro mi sono morsa la lingua nel cercare di dirlo. Ciao artropleura. Aia, che male, mi sono morsa la lingua, ma porca miseria. Ok, vediamo di testare subito la bestia. Non lo dico più il nome perché sennò mi mordo di nuovo la lingua. No, siamo troppo pesanti. Ma davvero? Vabbè però, ma dai. Ok, allora adesso dovremmo essere un pochino più leggeri, non tantissimo, ma quel tanto per muoverci. Allora, come si muove strano? Vediamo un pochino cosa fa. Allora, così morso, ok. E così scaracchio, perfetto. Come si muove strana? È bellissima. No, vabbè, si muove tutta strana. Allora, vediamo se riusciamo a... No, non l'ho beccata, aspetta. Aspetta, ci piace vincere facile a noi? No, manco troppo facile. Ok, col morso l'abbiamo presa e si è arrabbiata. No, giù, cacchio. Sono dimenticata di mettere Gio in passivo, porca miseria. Gio, ti prego, sto cercando di testare l'artropleura. Non farmi fuori tu questa bestia. Aspetta un attimo. Siamo anche lentissimi. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ci consoliamo con un po' di carnina. E io però volevo testare l'artropleura, dannazione. E se Gio interviene, non vale.
Se non ricordo male, in teoria, quando un animale ci attacca, o meglio, attacca l'altro pleura, in teoria dovrebbe essere danneggiato a sua volta, perché l'altro pleura è velenosa, tipo il sangue velenoso, una cosa del genere. Boh, vabbè. Riusciamo a salire? No, non riesci a salire, non si arrampica. Quando mi dovrevi attaccare, però ti riuscivi ad arrampicare dappertutto, vero? L'altro pleura in acqua forse dovrebbe andare un pochino più veloce e da quel che so non dovrebbe comparirgli la barra dell'ossigeno sott'acqua, giusto? Allora, veloce non è tanto più veloce, è anche vero che siamo un po' pesanti. Però è vero che non gli compare la barra dell'ossigeno, cosa che potrebbe anche rivelarsi utile in certe circostanze. Bene, ok, però non è per nulla veloce, anzi è lenterrima. Ma vediamo se riusciamo a buttar giù la bestiaccia qua, è grossa grossa. Ci proviamo. Ah, si è arrabbiato tanto, non gli piace che gli sputiamo addosso l'acido. Squa, hai ragione. No, aspetta, girati però. Artropleura, girati. Si arrabbiano anche gli altri. No, Gio, ti prego, ce lo lasci almeno questo, per cortesia. No, ma si sono arrabbiati tutti, guarda che casino, no. Ok, allora Gio sta litigando con quell'altro e noi ce la vediamo con questo. Oh, e c'è andato giù. Era un livello 13 e mi sa che Gio l'aveva anche già ferito. Ma non importa, l'abbiamo buttato giù noi alla fine. Gio, dove stai andando? Gio! No, Gio, dove vai? Gio, torna qui, torna qui. Ciao piccola Gio, finita la passeggiata in solitaria? Abbiamo finito di fuggire così dietro ad altre bestie? Ok, bene, benissimo, vediamo di mettere la nostra artropleura nella sua magica sfera, poiché io mi dimentico sempre di svuotare l'inventario, mannaggia a me. E anche per oggi il nostro sporco lavoro lo abbiamo fatto, quindi direi che è il caso di tornare nella nostra base. E noi ci rivediamo dopo il momento curiosità sull'artropleura, che parte ora. A dopo! Il termine artropleura, che significa costole snodate, si riferisce ad un genere, ovvero ad un raggruppamento di specie di animali attualmente estinti. Ad oggi sono stati ritrovati resti fossili di sole due specie appartenenti al genere artropleura, l'artropleura armata e artropleura moisei. Vi chiedo scusa se la pronuncia non è corretta, non sono sicurissima purtroppo che si pronunci in questo modo. L'artropleura visse tra il carbonifero inferiore e il permiano inferiore, quindi tra i 336 e 290 milioni di anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui anche altre creature che abbiamo visto su Ark popolavano la Terra, come ad esempio la Meganeura, il Dimetrodon o il Pulmonoscorpius. Dell'artropleura sono stati rinvenuti solo alcuni fossili frammentari e diverse impronte in giro per la Germania, il Regno Unito, Francia, Belgio. Si tratta di un millepiedi artropodo, ovvero di un tipo di animali invertebrati di cui fanno parte anche i trilobiti, il Pulmonoscorpius, come che abbiamo già nominato, gli attuali scorpioni, i crostacei e anche gli arachnidi. Poteva arrivare ad una larghezza di 50 cm e ad una lunghezza superiore anche ai 2 metri. Alcuni ipotizzano addirittura che potesse arrivare ai 3 metri. In realtà questa ipotesi non è stata mai confermata perché resti fossili completi non sono mai stati ritrovati. L'artropleura era probabilmente un discendente di altri artropodi terrestri, come ad esempio i miriapodi, ovvero delle specie di millepiedi più simili però a quelli che abbiamo oggi, quindi a dei millepiedi un pochino più piccolini e contenuti nelle dimensioni. A causa dell'elevata concentrazione di ossigeno nell'atmosfera, dovuta alle grandi foreste che c'erano per tutto il pianeta all'epoca, e grazie probabilmente anche alla mancanza di predatori che appunto si cibassero di questi piccoli millepiedi, questo piccolo millepiedi avrebbe appunto subito un processo di gigantismo fino a diventare appunto questo enorme millepiedi che conosciamo come Artropleura e che raggiungeva appunto queste lunghezze incredibili di più di 2 metri. Il corpo dell'artropleura presentava metameria, ovvero la ripetizione di segmenti del corpo. Il corpo era praticamente suddiviso in tanti pezzetti, ciascuno dei quali ovviamente unito tra loro e protetto da un esoscheletro. L'esoscheletro, detto anche corazza, è costituito da una cuticola esterna sclerificata, ovvero da una cuticola che ha subito il processo noto come sclerotizzazione, un processo che porta all'indurimento di questa cuticola andando appunto a formare una corazza. Questa corazza era costituita da placche, dunque ogni segmento del corpo dell'artropleura era protetto da una placca centrale e due espansioni laterali che davano al corpo una struttura molto piatta e che coprivano le zampe, fornendo così un'ulteriore protezione. Questa corazza, appunto l'esoscheletro, non contiene cellule, non è quindi in grado di crescere insieme all'animale,
Pertanto l'accrescimento probabilmente avveniva tramite mute. Dunque, in certi periodi venivano probabilmente perse le placche più esterne in favore di nuove placche che permettevano quindi a questo animale di garantirsi una corazza che pian piano aumentava e cresceva insieme al resto del corpo. Inizialmente si supponeva che l'artropleura potesse essere un predatore carnivoro. Su Ark, infatti, come abbiamo visto, si ciba comunque di carne, oltre che di poltiglie strane, però si ciba principalmente di carne ed è anche un animale molto aggressivo. Oggi invece si è più propensi a pensare che si trattasse di un animale erbivoro e che si cibasse di piante in decomposizione presenti nel sottobosco. Questa supposizione deriva dal fatto che non sono mai stati trovati resti fossili della bocca dell'artropleura. Abbiamo dunque trovato diverse parti del corpo fossilizzate, ma mai la bocca. Per questo motivo si suppone che la bocca dell'artropleura probabilmente non fosse sclerotizzata, non era dunque indurita, così come invece lo era la sua corazza, il suo esoscheletro. Non essendo dunque una parte indurita, era molto probabile che non fosse neanche una parte del corpo particolarmente forte, quindi difficilmente poteva nutrirsi di qualcosa di diverso da piante in decomposizione. Alcuni fossili di artropleura sono stati ritrovati con frammenti di alcune piante e di spore all'interno dell'intestino. Questi ritrovamenti ovviamente vanno ad avvalorare la teoria secondo la quale l'artropleura fosse un animale erbivoro. L'artropleura scomparve del tutto durante la grande estinzione del Permiano, circa 250 milioni di anni fa. Si tratta del più grave evento di estinzione di massa che si sia mai verificato sulla Terra e che segna il limite tra due periodi geologici, ovvero quello del Permiano e quello del Triassico. Sono state proposte svariate ipotesi sulle cause che portarono a questa gigantesca estinzione: un cambiamento ambientale, delle collisioni con oggetti astronomici, aumenti dell'attività vulcanica o, ad esempio, l'improvviso rilascio di idrati di metano dal fondo marino. Forse tutti o forse solo alcuni di questi avvenimenti portarono alla scomparsa dell'81% delle specie marine e del 70% delle specie di vertebrati terrestri. Si trattò inoltre dell'unica estinzione di massa nota che coinvolse anche gli insetti. Come abbiamo già detto, purtroppo dell'artropleura sono stati trovati solo pochi resti fossili e alcune tracce delle sue impronte. Abbiamo dunque pochi indizi che possano davvero spiegarci come vivesse questa creatura, ma di una cosa siamo assolutamente certi: si tratta di uno dei più grandi invertebrati conosciuti sulla Terra, almeno per ora. Ciao a tutti! Allora, nel frattempo noi siamo tornati nella nostra bellissima casetta. Allora, cosa ne pensate del momento curiosità versione 2.0? Spero che vi sia piaciuto e che sia stato interessante, almeno un pochino. Io, da parte mia, mi sono divertita davvero un mondo a farlo. E ovviamente, mi raccomando, se avete suggerimenti, consigli o correzioni da fare, non esitate a dirmelo. In generale spero che questo primo episodio su Ragnarok vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire. Noi direi che ci salutiamo qui allora, vi mando un enorme bacione, un grandissimo abbraccio e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!